Come l'hanno presa i ragazzi? Sono forti. Da quanto vivete in quel posto, ovunque si trovi? Ci siamo trasferiti quando Bodevan aveva 3 anni. E poi abbiamo vissuto in quella fattoria in Oregon per 5 anni, perciò viviamo nella foresta da 10 anni. E avete ancora dei soldi? Compriamo solo il necessario. Ascolta, io e Harper ne abbiamo parlato. I ragazzi hanno bisogno di stabilità. Devi mandarli in una vera scuola. Solo in questo modo potranno trovarsi... Del cielo, così faranno una brutta fine! Scusa. I tuoi figli non hanno più una madre. Non credo che tu abbia la più pallida idea di cosa gli stai facendo. Io gli sto salvando la vita. Ecco che sto facendo. Dici delle cose veramente ridicole. Saper sistemare un osso rotto o medicare un ustione per te è ridicolo. Saper orientarsi al buio seguendo le stelle, questo per te è ridicolo. Conoscere le piante commestibili, farsi abiti con la pelle degli animali, sopravvivere nella foresta solo con un coltello, tutto questo per te è ridicolo. Mio Dio. Hanno livelli di resistenza cardiovascolare pari a quelli di un atleta. Chi se ne importa? Sono bambini! Devono andare a scuola e conoscere il mondo! Justin! Jackson! Potete scendere un momento, per favore? Che c'è? Quanti anni hai, Jackson? 13. Sai cos'è la dichiarazione dei diritti? Tipo una cosa sui diritti, mi sembra. Buona intuizione. Justin, tu vai al liceo? Sì. Ti piace la scuola? Mi è indifferente. Che cos'è la dichiarazione dei diritti? È una cosa governativa. I diritti che ha la gente in America, cose così. Sì. Zasha? Sì? Ti dispiace scendere un momento, tesoro? Voglio farti una domanda veloce. Zasha ha appena compiuto 8 anni. La dichiarazione. Primo emendamento. Il Congresso non emanerà leggi per il riconoscimento di una religione o che proibiscano la libertà di culto o per limitare la libertà... Ferma. Non ti ho chiesto di rigurgitare gli emendamenti imparati a memoria. Voglio solo che tu mi dica che cos'è a parole tue. Senza la dichiarazione dei diritti saremmo come la Cina. Qui non possiamo essere perquisiti senza mandato. C'è libertà di espressione. I cittadini sono protetti da punizioni crudeli e disumane. Basta così. Sono protetti... Solo un momento. Zasha, cosa mi dici sulla sentenza Citizens United del 2010 della Corte Suprema? Le lobby hanno gli stessi diritti delle persone, quindi i finanziamenti sono illimitati. Questo significa che il paese è gestito dalle corporazioni, dai lobbisti che finanziano i candidati comprando la loro fedeltà in cambio di... Incredibile. Sì, abbiamo capito, hai reso l'idea. Davvero impressionante. Tutti quanti.